Ciao a tutti, sono Geronazzo Stefania, vengo da Valdobbiadene in provincia di Treviso, ho 17 anni, frequento l'ultimo anno dell'Istituto Agrario Antonio della Lucia di Feltre e tra una settimana e mezza andrò ai mondiali di motosega insieme al Team Italy in Norvegia. È vero che sei l'unica italiana a partecipare ai campionati mondiali? Sì, è vero, sono l'unica donna che parteciperà ai mondiali di motosega per rappresentare il Team Italy insieme ad un altro team di 4 ragazzi della FIB, che sarebbe la Federazione Italiana Boscaioli, che ringrazio per avermi dato questa opportunità e per avermi aiutato in tutto. E partiremo l'1 agosto da Venezia e andremo su per disputare questa gara e rappresentare appunto l'Italia in queste discipline insolite. Come nasce la tua passione e chi te l'ha insegnato? Inizialmente ho provato a casa con mio papà facendo la legna per l'inverno, poi a scuola mi è stato proposto, quasi, l'ho presa quasi come una sfida per me stessa e ho iniziato appunto a fare degli allenamenti su queste discipline e sono arrivata fino a qui. Sembra una cosa molto faticosa e poco adatta ad una giovane donna, è così o mi sbaglio? All'inizio può sembrare un po' faticoso perché comunque è un lavoro, cioè uno sport difficile in cui bisogna essere abbastanza forti e ovviamente se non hai passione non si va avanti, però alla fine risulta molto divertente, molto appagante, diciamo. Hai altre amiche in grado di fare quello che fai tu? Sì, perché ovviamente a scuola abbiamo una squadra femminile, quindi siamo in 4, una delle quali mi accompagnerà in Norvegia, quindi c'è qualche ragazza in grado di fare questo sport. Io ovviamente poi con la passione, con la determinazione mi sono distinta e con la tenacia sono arrivata ad avere questi risultati. Cosa studi e come passi le tue giornate? Hai altri hobby? Studio agraria, appunto, all'Istituto Agrario della Lucia di Feltre e come hobby d'inverno scio, poi suono il sax e lavoro sostanzialmente nell'azienda di famiglia la maggior parte del tempo libero che ho.